La prossima la relazione sarà tenuta da una relatrice di eccezione che arriva da Torino, giovane, vegetariana per ragioni etiche dall'età di 15 anni, vegan dall'anno 2007, biologa con un master internazionale di primo livello in nutrizione dietetica, una tesi di master sullo svezzamento vegetariano, creatrice di un blog di cucina in cui mostra e scopre cosa si può cucinare senza crudeltà. Isabella Siciliano è l'ideatrice di questo sito che contiene un blog molto interessante ed è la curatrice della sezione che riguarda il veganismo e il vegetarismo su un blog che si chiama Forum Etici. Vi prego di salutare con un applauso Isabella Siciliano. Innanzitutto grazie, sono molto felice di poter essere qui con voi, spero di riuscire a essere interessante. Io non ho preparato delle slide e devo dire che ne sono contenta, a posteriori, perché avrei ripetuto in realtà alcuni concetti che sono già stati espressi. Oltretutto dopo di me c'è Pinelli, il pediatra, che sicuramente illustrerà in maniera dettagliata e brillante i dettagli riguardanti la nutrizione vegana nella prima infanzia. Quindi mi piacerebbe propormi ed essere qui per voi non tanto come nutrizionista oggi, ma come mamma, e quindi portarvi nel mio piccolo l'esperienza che ho vissuto con i miei figli e con i bambini di amici e di persone che ho seguito come consulente, e soprattutto per avere la vostra, nel senso mi piacerebbe che questo momento possa essere un momento di scambio, quindi preposto a risolvere eventuali dubbi concreti, proprio quelli più piccoli che possono sembrare banali, che i genitori incontrano nella vita di tutti i giorni. Le tabelle, i libri con menu di esempio, le RDA, le relazioni giornaliere raccomandate dei vari nutrienti sono assolutamente importantissimi, sono una guida per chi lavora in ambito scientifico e per i genitori per conoscere l'ottimale a cui tendere, per sapere quali sono gli importanti limiti di sicurezza, per migliorare sempre la propria alimentazione e quindi poter offrire un esempio positivo e concreto ai propri figli. Spesso però i bambini non fanno come noi ci aspettiamo, spesso hanno gusti propri molto marcati, spesso le mamme, nonostante facciano assolutamente del loro meglio, e anche papà, facciano del loro meglio e propongano un'alimentazione assolutamente variata e perfetta, capita comunque spesso che mi contattino perché la preoccupazione è tanta, perché la nostra scelta è fuori dal coro. Non so se qualcuno di voi ha avuto esperienze concrete in questo senso. Pinelli dopo di me è una mosca bianca insieme a Proietti, ma in ambiente medico purtroppo, e soprattutto quando si tratta di bambini, la norma è che quando una madre o un padre va dal pediatra e comunica, se lo fa, perché talvolta purtroppo la pressione è tanta che non viene comunicata questa scelta. Spesso quando si comunica la scelta alimentare, dietetica, che si intende seguire, che si segue al proprio pediatra, si riceve, non esito a dirlo, talvolta un vero e proprio terrorismo psicologico. Non sono poche le persone che conosco, di cui conosco assolutamente la salute dei bambini, che sono state accusate malamente di non voler bene i propri figli, di metterli a repentaglio per la salute futura, e sono tutte cose che sentirsene dire da un medico destabilizza molto e può mandare nel pallone e preoccupare anche il più convinto dei genitori. Vorrei cercare di risolvere quelli che sono i dubbi che io più comunemente ho incontrato, e nel fare questo però vi chiedo il vostro aiuto, perché se invece questi dubbi non sono i vostri, se voi ne avete altri, per me è importante che in qualunque momento possiate interrompermi e chiedermi quello che volete. Mi allaccio allo studio che il dottor Fabbro ha citato, molto interessante e molto deprimente, oserei dire, ossia lo studio Occhio alla Salute del 2012, di cui ha illustrato brillantemente i risultati.
Oltretutto è stato uno studio fatto su questionari, quindi ai genitori venivano rivolte delle domande. Questi studi purtroppo, ma si sa che è così, oltretutto di solito peccano di mancanza di accuratezza e normalmente i genitori o chi risponde ai questionari tende anche un po' a indorare la pillola, quindi è assolutamente possibile che la realtà sia molto peggiore, come è facilmente intuibile in base ai dati delle ore passate tra videogiochi e televisione che ci danno l'idea di quanto sia facile in realtà. Se pensiamo che molti bambini guardano la televisione già al mattino durante la colazione, appena alzati, possiamo già contare una mezz'ora, tornando da scuola la sera dopo cena, più i videogiochi, 2 ore mi sembrano proprio il minimo, credo proprio il minimo rispetto a quello che era la media. Lo stesso vale per la frutta e la verdura, 22%, se vado a memoria adesso, dei genitori dichiarano che non mangiano non poca, non 5 porzioni al giorno, che non mangiano proprio per nulla frutta e verdura nell'arco della giornata. Secondo me è un dato francamente allarmante, sì, assolutamente. E quindi la prima cosa che mi sento di dire ai genitori vegan, quando cercano aiuto, quando vanno alle conferenze, quando si informano, è che in realtà stanno già facendo bene, per il semplice fatto di essere attenti, di informarsi, di avere a cuore la salute dei propri figli, di essere consci dell'importanza dell'alimentazione. In questo senso è già un motivo per cui ci si debba in qualche modo tranquillizzare. Rispetto alla media della popolazione no, è veramente difficile fare peggio. So che non è bello dirlo così, però è la realtà dei fatti. E, per cui dobbiamo preoccuparci per la salute dei nostri figli, come il video mostrato illustra in maniera assolutamente chiara, e la risposta è sì. Però non quando si mangia a base vegetale, perché in realtà di tutti i dati che sono emersi da questo studio dal punto di vista nutrizionale i più salienti soprattutto per la primissima infanzia sono l'eccesso proteico, che è allarmante. Quindi una delle prime domande che tutti mi fanno: ma le proteine della carne come le sostituisco? Ci sono molti modi per sostituirle, talvolta è necessario sostituirle, soprattutto in ambito sportivo, appunto, come è stato spiegato, c'è necessità in qualche modo di pompare un pochino di più. La prima risposta che do di solito io è: in realtà non vanno sostituite. Se immaginiamo la dieta media dei bambini piccoli, per quanto riguarda l'apporto proteico, lo studio citato prima di Occhio alla Salute ha mostrato che i bambini sotto l'anno, il 70% dei bambini sotto l'anno mostrava un apporto proteico doppio rispetto al fabbisogno, e dopo l'anno il dato peggiora perché diventa triplo, e non sono, cioè, 3 volte, non sto dicendo un po' di più, 20% in più, 10% in più. Quindi normalmente alla maggior parte di questi bambini semplicemente la carne e i derivati potrebbe essere tolta senza grossi impegni di sostituzione, perché la prima cosa importante da capire è che in realtà per noi occidentali che non passiamo la fame, a cui non capita di dover digiunare appunto un giorno sì, un giorno no, il primo rischio per i bambini molto piccoli è l'eccesso proteico. Dico questo anche perché si è visto che l'eccesso proteico è il fattore più importante che consente di predire che in qualche modo probabilmente influenza il rischio di obesità poi negli anni a venire, quindi in età adulta e a partire dai 7-8 anni. Soprattutto l'eccesso proteico entro il primo anno di vita, quindi probabilmente discostarsi dal latte materno, e si è visto che con il latte formulato spesso è facile esagerare con le quantità, quindi per esempio non usare misurini rasi correttamente, ed è comunque un latte più pesante, spesso poi si abbonda. Quando cominciano le pappe, qual è la prima cosa che dicono tutti i pediatri di mettere sulla pappa? Solo in Italia? Grana. Assolutamente sì, parmigiano, grana. A questo proposito vorrei fare una prima provocazione. Ormai tutti i pediatri, anche quelli diciamo così non informati nello specifico sull'alimentazione, sanno che il latte vaccino non formulato è assolutamente sconsigliato fino ad almeno i 12 mesi di età.
Suppongo che la maggior parte lo sappia perché è informato dalle ditte che producono latti formulati e latti di proseguimento, però in questo caso è un'informazione utile, quindi quello che fa stupire è che non si pensi che il grana è latte concentrato e salato. Quindi se il latte vaccino, a detta di tutti, nel senso che non sto parlando di informazioni che si rivolgono unicamente ai vegan, ma assolutamente universali, è sconsigliato sotto il primo anno di vita perché è troppo proteico, troppo ricco di sali, povero in ferro, e causa anche facilmente microemorragie intestinali, che quindi peggiorano ulteriormente i livelli di ferro del lattante, causando una perdita completa. Com'è possibile non pensare che un suo concentrato salato sia invece così positivo per l'alimentazione del lattante? In realtà le linee guida ufficiali adesso infatti sconsigliano e chiedono di non consigliare più il famoso cucchiaio di parmigiano. Due cucchiai di parmigiano portano il 70% del fabbisogno proteico di un bambino di circa 2 anni, quindi mettine uno sulla pappa pranzo, uno sulla pappa cena, e le proteine proprio, come è stato detto, in realtà sono dappertutto, quindi poi sommiamo anche tutte le proteine contenute nel latte materno, se c'è, o nel latte formula, nei cereali, nei semi oleaginosi, qualunque ingrediente noi utilizziamo contiene proteine. Quindi offrire con due semplici spolverate di parmigiano il 70% del fabbisogno è veramente un modo facilissimo per andare subito a livelli elevatissimi. In questo senso la prima preoccupazione che io cerco di scardinare è quella del bisogno di sostituire in qualche modo quindi le proteine. Chiaramente si mangiano alimenti proteici, ma la mamma preoccupata perché mio figlio il cucchiaino di legumi non gli piacciono tanto, non lo mangia, e quindi mamma mia andrà in carenza gravissima, la prima cosa che dico è state tranquille, perché no? No, non nell'immediato, non facilmente, ci sono modi per compensare. Esistono dei modi per compensare. Quindi, non so, vi può far piacere se vediamo, visto che stiamo parlando di proteine, cosa può succedere se un bambino rifiuta, per esempio, i legumi? Vi può essere utile? Io vorrei un feedback, perché così non... Mi piacerebbe sapere se quello che dico vi è utile, e quindi se avete delle domande. Parto dalla mia esperienza. Mi è capitato recentemente sui gruppi Facebook, compreso Bimbi Sani Veggie, ovviamente, di fare l'esempio di mio figlio, che è vivo e vegeto, sta bene, è qua fuori, se qualcuno vuole vederlo. Non ha apprezzato i legumi fino a pochi mesi fa, era 7 anni. Quindi a volte dico, faccio la battuta, chi la dura la vince. Quindi un altro consiglio che do è ovviamente di non imporre malamente gli alimenti, perché questa è una cosa che credo comunque mamma abbia conosciuto, ma a volte invece i pediatri, quando ti danno lo schema di svezzamento con porzioni prestabilite, non ne tengono conto, se ne scordano. Un bambino non può mangiare forzatamente. Sì. Adesso infatti esistono dei modi per fornire legumi in maniera diciamo un pochino mascherata, che è poi quello a cui volevo arrivare. Innanzitutto vale il concetto di continuare a dare l'esempio, cosa importantissima che ha detto il dottor Fabbro. Questo vale per tutto, legumi, verdure, insalata, frutta, qualunque cosa noi pensiamo sia utile ed essenziale nell'alimentazione del bambino. La prima cosa è l'esempio, devono vedere che noi tutti i giorni la mangiamo e che la mangiamo con gusto. Perché questa informazione, anche se magari in quel momento non vogliono lagna, non ne mangiano poco, ma è comunque un modello che in qualche modo rimarrà impresso, non in qualche modo, che è stato dimostrato, che rimarrà impresso. È normale che i gusti cambino, quindi è normale che un alimento non piaccia in un periodo e piaccia più avanti. Di solito il mio consiglio concreto è di cercare almeno una cosa per categoria di alimenti che in quel determinato momento viene mangiata facilmente. So che questo sembra un po' astruso, ma chi ha bimbi piccoli, difficili, sa che può capitare il periodo in cui rifiutano qualunque cosa verde, faccio un esempio, oppure qualunque legume. Allora, tornando agli esempi pratici, per esempio per i legumi, innanzitutto se si ha tempo di fare qualcosa in casa, cosa che è sempre utile, però non sempre il tempo c'è,
E a questo proposito il mercato ci viene incontro, perché adesso si trovano dei prodotti pronti, pensati in questo modo. Le farine di legumi, per esempio, possono essere aggiunte a moltissime preparazioni a base di cereali. Quindi questo è un primo modo per in qualche modo fare un piatto unico, proporre un piatto completo, o quasi, insomma, però ai bambini che rifiutano il legume presentato come passata o presentato intero. Quindi la farina più facile da trovare sul mercato ovviamente è la farina di ceci, che si trova facilmente, di solito anche un sapore gradevole, non molto forte, che è abbastanza apprezzato dai bimbi e con cui si possono fare tantissime preparazioni, non solo la farinata, ma anche preparazioni fatte facendola cuocere in acqua, quindi rimane più morbida, poi quando si raffredda un po' come la polenta del giorno dopo, è possibile tagliarla, rosolarla, metterla in forno, usarla per i ripieni, insomma è una farina molto molto malleabile e che mi piace consigliare perché vedo che di solito in un modo o nell'altro ogni genitore trova modo per esempio di inserirla, andando incontro ai gusti del proprio bambino o bambina. Può essere usata per fare la pasta, un 20% circa, si riesce anche ad abbondare un pochino di più, di farina di legumi è possibile aggiungerla all'impasto del pane, all'impasto della pasta, facendo gli gnocchi. Con i legumi già cotti è possibile fare dei buonissimi gnocchi, di solito consiglio i cannellini perché hanno un sapore abbastanza dolce e neutro che piace abbastanza, ma in realtà è possibile farlo con qualunque legume. Quindi si parte proprio dal legume cotto, se è ben cotto la cosa ideale è passarlo con pasta verdura in modo sia di eliminare un pochino l'eccesso di buccia che oltretutto in questo caso rovina anche leggermente la consistenza, quindi può rendere quel bambino riconoscibile, diciamo così, il legume. E con questi gnocchi poi a questo impasto si aggiunge farina esattamente come si fa con le patate, di solito ne serve un po' di più perché essendo ben cotti per poterli passare si presentano in modo un pochino più liquido, però è possibile aggiungere farina scelta, quindi anche a seconda delle preferenze della famiglia, dell'età del bambino, con glutine, senza glutine, si può aggiungere farina fino ad avere una consistenza lavorabile e poi se ne possono fare degli gnocchetti che si presentano assolutamente poi come gli gnocchi di patate, come la pasta. Quasi tutti i bambini, non parlo adesso magari dei lattanti di 6 mesi, ma un pochino più grandi, hanno un sugo della pasta preferito in quel momento. Comunque una modalità che apprezzano per mangiare la pasta. Quindi questo stesso condimento può essere sfruttato per invogliare al consumo anche di cereali diversi, oppure appunto polpettine di legumi, gnocchi di legumi e cose del genere. Quando non sono assolutamente apprezzati anche in questo modo i legumi, rimane la soia. Difficilmente lo yogurt di soia o un latte di soia, se piuttosto eventualmente mescolato insieme ad altre bevande vegetali per renderlo un pochino più leggero o per smorzarne il sapore, ma difficilmente non viene apprezzato, come è stato detto prima, piuttosto che latte vaccino e Nesquik, esistono per esempio latte di soia aromatizzati al cioccolato. Il problema, tra virgolette, di queste preparazioni è che contengono zucchero. E quindi diciamo che è una cosa che non consiglierei sotto una certa età. Venendo al concreto, mi piacerebbe far passare l'idea che i nostri bambini in realtà sono competenti, sanno abbastanza regolarsi. Possono capitare giorni in cui mangiano molto proteico e quindi si discostano chiaramente da un ideale di proporzione macronutrienti come presentato nelle linee guida. E magari giorni in cui invece faranno il pieno di frutta o mangeranno poco e non mangeranno assolutamente proteine o magari proprio nessuno. Normalmente questa è una cosa che io consiglio di provare a seguire o perlomeno di vedere dove poi entro certi limiti. Ovvio che io parlo sempre di situazioni fisiologiche normali, bambini sani, chiaramente se un bambino smettesse di mangiare o perde peso o avesse problemi intestinali, chiaramente il pediatra di corsa è l'unica figura competente che può valutare lo stato di salute del bambino, ma nel momento in cui invece si tratta solo di umori del bambino, nel senso ci può essere il giorno in cui va così e il giorno in cui va cos'ha, è inutile preoccuparsi, in linea di massima si regolano. Questo però ha una condizione, ed è una condizione molto molto rara al giorno d'oggi, credo abbastanza comune, perlomeno nell'ambiente del gruppo Facebook, per esempio, fondato da Carla, questa coscienza è forte, questo mi fa molto piacere, per questo anche che penso che i bimbi vecchi abbiano una marcia in più, perché di solito le madri e i padri sono assolutamente molto ben informati rispetto alla media.
che la capacità che noi abbiamo di regolarci riguardo anche solo banalmente il senso dell'appetito, quindi non mangiare troppo, ce l'abbiamo finché mangiamo alimenti naturali, integri. Se mangiamo un piatto di farro con i broccoli, mangiamo a sazietà, se è tanto buono magari facciamo anche il bis, però dopo un po' ci fermiamo, innanzitutto bisogna masticarlo, richiede comunque un po' di tempo, se non è stracondito, se si fanno le cose in maniera molto naturale, è difficile avere quella fame assolutamente incontrollabile, che non è fame, che è proprio solo voglia di mettere in bocca, che può dare, non lo so, un pacchetto di patatine, che mangiamo anche senza appetito. Quindi l'unica cosa, non è l'unica, ma una delle cose che io ritengo più importanti quando si parla di bambini molto piccoli in realtà è di non tenere in casa alcuni alimenti. Quindi quelli che sono non alimenti, alimenti ricchi di sale, bevande gassate, zuccherate, che forniscono assolutamente solo calorie, in realtà non solo forniscono solo calorie, fanno male, cioè fossero solo le calorie sarebbe ancora di meno, ma in realtà sono fortemente acidificanti e quindi rovinano il metabolismo dell'osso, sono dei non alimenti, non li considero neanche alimenti, ecco. Quindi quanto detto prima riguardo alla capacità di autoregolarsi vale finché si parla di alimenti veri, finché il bambino ha davanti una mela, davanti un piatto di cereali non stracondito, questo non vale se gli si mette davanti un alimento molto salato, molto zuccherato. E queste due sostanze sotto l'anno andrebbero idealmente bandite. Sì. Poi mi piace anche più avanti, nel senso non è che c'è un motivo per cui allo scattare dell'anno invece alleviare con gli zuccheri, anzi mi allaccio in questo caso a un altro dato di Occhio alla Salute, che anche tutti i bambini sotto l'anno sono già in eccesso, consumano già oltre quanto raccomandato zuccheri semplici, già sotto l'anno. Se avete domande? No, visto no. Visibilmente in forma, insomma. Allora, controllare la crescita col pediatra ovviamente va fatto. Dopodiché a volte alcuni pediatri, quando conoscono le scelte alimentari che facciamo, tendono poi ad imputare a queste qualunque cosa succeda. Questa purtroppo è un'altra cosa che avviene. Quindi appunto il bambino piccolo o piccolino, che magari è percentili, diciamo così, bassi, questi maledetti percentili, posso dirlo, spero che Pirelli non mi sgridi, però io ovvio abbastanza il percentile da madre, vi sto parlando da madre in questo momento, i percentili sono solo delle statistiche, quindi va valutato nel complesso la crescita del bambino, però purtroppo è frequente che i pediatri, se vedono un bambino tendenzialmente piccolino, terzo, quinto, decimo percentile, e sanno che è vegan, dicono è così piccolo perché è vegan, assolutamente sì, non tengono conto degli altrettanti bambini vegan che io conosco, che mangiano magari in maniera assolutamente simile a mia figlia e che sono invece all'ottantesimo percentile, novantesimo percentile. Per fortuna non tutti. Facendo il mio esempio, la mia pediatra non vegan, non vegetariana, è assolutamente serena e positiva e non è una pediatra fissata con i percentili, per cui valuta la salute del bambino in base a tanti fattori, non solo a quanto pesa. Dipende dall'altezza dei genitori, dipende dalla propria velocità di crescita. Questa è una cosa che non so se ha un fondamento, ma nella mia esperienza e credo nell'esperienza di tutti quelli che hanno seguito bambini, cioè ci sono bambini che crescono a scatti o comunque in maniera regolare, che hanno una crescita più lenta ai primi anni e recuperano più avanti. Altri che hanno delle fasi in cui si incicciottiscono un pochino, poi si allungano, poi si incicciottiscono, poi si allungano. In realtà è molto variabile la modalità di crescita dei bambini. In linea di massima cerco di convincere i genitori a fidarsi dei propri figli, finché c'è la salute, ovviamente, ripeto, questo sto parlando delle condizioni di fisiologicità. Come dicevo prima, appunto, se proprio legumi neanche nascosti, neanche mascherati, in nessun modo, neanche presentando ragù di lenticchie o
inserendoli appunto nel pane, negli gnocchi, se in nessun modo sono mangiati, per assicurare il fabbisogno proteico, se per esempio ho apprezzato lo yogurt di soia, non è difficile. Tornando appunto ai dati di cui, tenendo a mente il fatto che in realtà nella maggior parte della dieta siamo in forte eccesso, non è difficile assolutamente garantire un apporto proteico adeguato. L'unica cosa importante da ricordare sotto l'anno soprattutto è che la carenza proteica di fatto non esiste se non c'è carenza calorica. In questo senso la preoccupazione per esempio per diete molto crude nei bimbi piccoli, che può avere forse la sua pediatra per esempio, deriva dal fatto che sono diete meno concentrate, quindi meno caloriche per volume, in rapporto al peso, al volume, sono chiaramente alimenti meno calorici. È possibile ovviare a questo, quindi non è che crudo voglia dire non calorico, il cotto voglia dire calorico, perché esistono alimenti crudi che possono essere calorici, per esempio molto importanti nell'alimentazione del bambino sono le creme di semi adaginosi, che consentono appunto di inserire grassi sani, proteine, calorie e grassi, che nei bambini sono importanti. Se l'adulto può avere bisogno di controllare la quantità di grassi e limitarla, un bambino piccolo sotto i 3 anni ha assoluto bisogno di grassi, il latte materno, oltre il 50% delle calorie del latte materno viene dai grassi. E quindi a questo proposito, anche se forse non interessa a tutti, ma se ci fosse qualcuno che ha il dubbio, lo dico subito perché mi è capitato di leggerlo recentemente, no succhi al posto del latte, sia mai. Purtroppo è una cosa che in alcuni ambienti si legge. Se non c'è il latte materno, ma poi c'è Pinelli che lo dirà, penso, grande, grosso e forte, se proprio per qualche motivo non ci fosse disponibilità di latte materno, latte formulato, e da qui non si scappa proprio, perché è assolutamente pericoloso fai da te, è assolutamente pericoloso inserire succhi al posto del latte materno. È vero quando viene detto, si legge, l'ho letto, che la quantità di proteine è simile. È vero, il latte materno è un latte a basso proteico rispetto agli altri latti animali, è basso proteico, ma è appunto il 50% delle calorie invece viene dai grassi, cosa che non si può dire ovviamente per un succo d'uva o per un succo d'arancia, quindi assolutamente no. Questo solo ci tenevo a dirlo e poi chiudo qui. Però ecco, ricordiamo che nel bambino piccolo i grassi sono importanti, sì. L'eccesso di sale e l'eccesso di zucchero sono evidenti anche nello studio Occhio alla Salute già citati, quindi questa è veramente una delle poche cose che anche un vegan può sbagliare, diciamo così, perché chiaramente è possibile esagerare con il sale o con lo zucchero anche mangiando assolutamente vegetale. I nutrienti che vi spaventano, oltre alle proteine, avete in mente qualche... solo per capire se abbiamo in mente gli stessi. Zucchero. Sì. Certo. Sì, assolutamente. A tavola. In molte famiglie la Coca-Cola, per esempio, è presente a tavola e basta, assolutamente sì. Sì. Sì, ed è ovunque. Nei prodotti pronti è ovunque, anche quelli salati, tra l'altro. Anche, è vero, sì, è aggiunto anche quelli salati. È messo negli omogenizzati, cioè tutti i pediatri dicono di non mettere lo zucchero, di non dare caramelle sotto, in molte marche di omogenizzati è presente lo zucchero e poi ci sono mamme che dicono ma se lo faccio io non lo mangio, ho omogenizzato, grazie, perché zuccherati, a volte sono davvero zuccherati, sì. In questo senso però vorrei tranquillizzarvi al contrario, ossia se voi non tenete in casa questi prodotti e quindi non date questa abitudine e poi più avanti, quando sono più grandi, magari i primi compleanni, le solite situazioni sociali in cui invece può capitare, non serve neanche fare terrorismo al contrario, nel senso se
Se si evita una bevanda gassata in casa è già un vantaggio, in questo senso io consiglio di evitare anche l'acqua, per il semplice motivo che per esperienza personale, e ho visto anche di molte altre mamme che hanno fatto la stessa cosa, se non c'è l'abitudine al gassato, non piace. Quindi nei figli, senza che dicessi no, uno puoi bere la Coca-Cola, al compleanno, quando hanno assaggiato la prima volta Fanta o Coca-Cola, era assolutamente troppo frizzante e quindi non piaceva. Poi non erano neanche abituati a quel livello di dolcezza e tutto, però in realtà il fatto di non essere abituati alle bevande gassate è veramente utile anche poi in contesti sociali, perché non le chiedono, non le conoscono, cioè se non le teniamo in casa non le conoscono, e quindi anche la situazione al compleanno, vediamo la bevanda, se quello, ma no amore, quello non fa tanto bene, prendi il succo che conosci, se loro lo conoscono già, è difficile che facciano proprio resistenza e ce ne sarà per forza il momento in cui vorranno assaggiarle, questo è fisiologico, umano, però appunto se avremo dato delle buone basi, se ad esempio le basi che avremo dato sono valide, e poi quando ne verranno un po' non sarà una tragedia, ecco, pensiamo che ci sono bambini che lo fanno tutti i giorni, quindi non diventiamo neanche eccessivamente preoccupati, esatto, se dovesse capitare al contrario, assolutamente sì. Io stavo pensando al calcio invece, tra i nutrienti che di solito preoccupano chi diventa la vitamina D è carente, è facilmente carente in tutti. In realtà non riguarda solo i vegan, e questo ve lo può confermare facilmente qualunque medico di base, se chiedete il mio medico, quando ho chiesto gli esami, mi ha detto ma sì, ma tanto sono tutti carenti, quindi forse hanno sbagliato a tararli. Ora, giuro. Perché insomma, risultano tutti talmente carenti che non è possibile, perché è vero. In realtà abbiamo uno stile di vita che è molto poco naturale. Stiamo oggi anche, ma non solo oggi, anche quando lavoriamo, e pensiamo ai bambini che vanno a scuola. I bambini che vanno a scuola stanno a scuola fino alle 4. D'inverno mio figlio, quando esce il sole è tramontato dove abitiamo noi, perché sta a scuola fino allora, abito vicino alle montagne, il sole tramonta presto, d'inverno quando esce alle 4:20 non c'è più il sole. Al mattino quando entra non c'è ancora. Oltretutto d'inverno, ricordiamo, in realtà da Roma in su, adesso non ricordo esattamente se Firenze, quella, esiste una zona cieca in cui d'inverno, anche se ti esponi al sole, i raggi sono troppo deboli, troppo inclinati per consentire la sintesi di vitamina D, e quindi l'esposizione invernale in realtà conta poco o niente, contano le scorte che facciamo durante l'estate. Le creme sono terribilmente fuori tema, ma bello di non avere le slide, che si può seguire un po' il flusso. Le creme solari, ora sull'argomento creme solari è molto tosto, quindi lungi da me entrare nel dettaglio, però teniamo a mente, quando pensiamo alla vitamina D, che le creme solari, che tra l'altro molti pediatri consigliano di spalmare ovunque sui bambini perché non devono mai vedere un raggio di sole, non consentono la sintesi di vitamina D, banalmente, perché bloccano i raggi solari. Quindi la carenza di vitamina D è assolutamente trasversale, non è un problema solo dei bimbi vegan. È giusto che i bimbi vegan lo sappiano, perché questo è vero ed è riconosciuto. Le carenze gravi di calcio, se a livelli molto bassi di calcio, livelli molto molto bassi sono gravi per tutti, però ci sono dei livelli considerati bassi rispetto a quello che è considerato ottimale per la popolazione, che in realtà non sono problematici fin tanto che i livelli di vitamina D sono buoni. Sono stati fatti degli studi specifici su questo argomento. Se la vitamina D è alta e sufficiente, il calcio assunto con la dieta può essere più basso, perché sostanzialmente quello che assumiamo viene ottimizzato poi. Sì, scusate. Allora, se la vitamina D dovrebbe essere sintetizzata attraverso il sole, però l'inverno non c'è, diciamo. Sì, dipende da dove si abita. Il sole non si dovrebbe appunto prendere perché poi danneggia la pelle, eccetera, e le creme non si devono mettere. Ho detto che è un argomento tosto. No, poi le creme non si devono mettere perché spesso sono fatte a base di petrolio, quindi sono anche inquinanti per l'organismo. Allora, esistono, l'ho detto che è un argomento tosto, questo non è strettamente il mio campo, quindi posso darvi la conclusione spassionata a cui sono arrivata io, sapendo che la prendete
col beneficio del dubbio, diciamo, non come una verità calata in te. Dunque, innanzitutto è vero che molte creme contengono assolutamente ingredienti che io non spalmerei mai sulla pelle di mio figlio e neanche sulla mia. Detto questo, ne esistono invece di buona qualità e che contengono solo filtri fisici che non vengono assorbiti e che insomma è possibile usare con meno preoccupazione riguardo gli ingredienti della crema. Sotto l'anno comunque in realtà le creme sono assolutamente sconsigliate. E questo non vuol dire far bruciare i bambini, le scottature sono da evitare sempre. Sono le scottature, non l'esposizione solare, che sono correlate al rischio di melanoma. Solo le... sì, esatto. Quindi la quantità, se si riesce a evitare le scottature senza mettere la crema, ben venga, capellini, magliette, d'estate, piuttosto che spalmarli di crema, tenere vestiti leggeri, di cotone, adesso questo è veramente fuori tema, ma visto che è una cosa interessante. Sì, sì, sì. E questa è una cosa che viene detta da molti pediatri. Sì. L'esposizione solare necessaria per sintetizzare la vitamina D d'estate durante la bella stagione non è eccessiva, avviene soprattutto nelle ore centrali, quindi è possibile scegliere per esempio di esporsi brevemente durante le ore centrali, ma brevemente vuol dire veramente brevemente a seconda del proprio fototipo, chiaramente che è un fototipo molto chiaro o meno, e poi dopo aver passato magari il primo quarto d'ora, 20 minuti alla luce solare e poi successivamente coprirsi, cappellino, maglietto o quando si va al mare per i bambini adesso esistono delle tutine, dei costumi che sono che filtrano i raggi UV, quindi che sono assolutamente efficaci come una crema, si possono bagnare, non c'entra con l'alimentazione, appunto ve l'ho detto, vi parlerò da mamma. Da mamma so che tanti bambini mi dicono ma non si tengono, si lavano via la crema, non si tengono il cappellino, Per esempio questi costumi che ricordano un pochino quelli che usa chi fa windsurf o comunque chi fa attività sportiva in acqua, riparano anche un pochino dall'acqua fredda, quindi a volte scomodi non sono, di solito i bambini li tengono volentieri addosso perché in realtà una volta indossati poi non danno fastidio, si possono bagnare, insomma per il bambino l'importante è poter giocare liberamente, poi se ha addosso un costume che protegge dai raggi UV o meno di solito non fa una grossa differenza. Quindi sì, tornando alla vitamina D, in inverno è una vitamina che può avere senso integrale. Pensiamo anche a chi abita in città, all'inquinamento, alle nuvole, allo smog, che di nuovo possono fare da filtro ai raggi solari e quindi il problema di molte di queste integrazioni è che la nostra vita oggi non è più naturale, non è l'integrazione essere di per sé naturale, ma è il nostro stile di vita che non ci consente di vivere in perfetta naturalità. Quindi non è che sia innaturale assumere integratori se servono, sono un compromesso che dobbiamo fare per vivere in questa società come viviamo noi, esatto, dobbiamo vederla in questo modo. Venendo al calcio, cioè tornando all'ingrediente calcio, se non erro prima ho mostrato anche una tabella, sì, vero? C'era l'elenco degli alimenti ricchi in calcio, tabelle che si trovano facilmente online, che sono ovviamente presenti sul libro New Back Pyramid Junior, che è il libro appunto del dottor Pinelli, della dietista Ilaria Fasan, che contiene dettagliate nel dettaglio tutte queste tabelle, dei menù di esempio, quindi insomma se servono dei riferimenti ufficiali è possibile assolutamente recuperarli per fortuna adesso in Italia, prima c'era, mancava. Però adesso questi dati sono facilmente recuperabili. Vediamo però i bambini che non mangiano come da tabella. Quindi, le creme di oleaginosi. Io consiglio sempre, questo è proprio un consiglio spassionato da mamma a mamma, di cercare una crema che piaccia. Quindi di assaggiarla un po' e vedere se c'è una che piace. Crema di mandorle, crema di sesamo. Se idealmente una delle due, perché in questo modo se ne sfrutta almeno una di quelle più ricche in calcio. A volte scherzando dicevo che mio figlio era figlio del Tain, perché ci sono stati periodi in cui era molto difficile a tavola e in cui quello che ho cucinato non lo toccava. Per cui senza ripiegare ma ti faccio quello che ti piace, quindi metto lo zucchero, metto ingredienti altri per farti apprezzare l'alimento, una cosa che sconsiglio, proprio perché è meglio non abituarsi a questi sapori. Se si trova però una scappatoia, un alimento che ha apprezzato sempre, per esempio nel caso di mio figlio era il tahin, alle strette una fetta di pane di buona qualità fatto in casa col tahin è
non ottimale, ma è comunque un diciamo così, un sostituto di un pasto più o meno completo. Le creme di oleaginosi apportano grassi, una fontana di buona qualità apporta l'amidace, apporta l'amido, quindi c'è il cereale, e le creme di oleaginosi contengono anche buone quantità di proteine. Il tahine è ricco di ferro e calcio, insomma più o meno, se poi si riesce a inserire un po' di verdura, abbiamo fatto pressappoco un pasto completo. Non è un pasto perfetto da tabella che può essere scritto, però può essere una scappatoia utile. Gli anacardi sono molto buoni, non sono tra i semi oleaginosi quelli più ricchi in calcio, però sono buoni tutti. L'ideale, come è stato detto, in realtà è variare, quindi se piacciono si possono usare assolutamente tutti, non è che c'è il mio consiglio di cercarne magari uno ricco in calcio. Tornando alle proteine, non magari nella primissima infanzia, però anche la crema di arachidi può essere una buona fonte di buona qualità. Il discrimine l'età. Non c'è un meglio, dipende dalla capacità di masticare. Se è un bambino piccolo assolutamente crema, diciamo, ovviamente. Se sono più grandi dipende dalla capacità di masticare. Buona norma è insegnare a masticare, perché i bambini tendono a non masticare, a trambugiare. Sugli alimenti un po' più duri, in realtà quello che viene trambugiato senza masticarlo, probabilmente ce lo ritroviamo poi, insomma, lo rimaniamo poi a qualcun altro non digerito. Quindi in questo senso, nel caso dei bambini, è meglio la crema. È anche comoda perché appunto può essere spalmata sul pane, o se non piace tanto ma vogliamo usarla come fonte di calcio, può essere aggiunta a un piatto misto, per esempio un piatto di cereali, in un sugo per la pasta. Poi, ci sono vari modi per mascherarle, tra virgolette, ossia per usarle per mantecare un risotto, banalmente. Al posto del burro, una crema di mandorle è perfetta per fare una mantecatura del genere, apporta nutrienti, non ha un sapore talmente forte da cambiare radicalmente il sapore del pasto. Se sono ben masticate, la mandorla intera, però quindi grandi, masticano bene, insomma. A malissimi estremi, se proprio non mangiano neanche le mandorle, eccetera, ci sono le acque di calcio. Io normalmente non consiglio di comprare apposta l'acqua, bevo l'acqua del rubinetto, ho la fortuna di avere un'acqua molto buona dove abito, però è bene sapere che esiste questa possibilità. Quindi bambini che eventualmente rifiutino altri alimenti ricchi in calcio, questa è una cosa che, insomma, quando hanno sete bere bevono tutti, quindi può essere una fonte assolutamente consigliabile. Per gli adulti ricordiamo comunque che la fonte migliore sono le verdure a foglia verde. Non l'ho detto per i bimbi perché anche quando piacciono difficilmente ne mangiano tante, quindi difficilmente la quantità è tale da essere sufficiente per basarsi esclusivamente su di esse per la fonte di calcio. Scusa, ti amo del tutto perché sei giovane, mi permetto. Sì, ci mancherebbe. No, tornando un attimo alle creme di oleaginosi, era una domanda che avevo fatto anche sul gruppo. Siccome tengo in casa sia il tahin che anche la crema di nocciole, per esempio, sì, forse è questo il motivo per cui hai detto di magari andare avanti con una. Non so quanto durano aperte perché sono grandi e non è che magari le uso. Durano abbastanza lungo, però... No, no, allora durano abbastanza lungo, però consiglio di tenerle in frigorifero. Sì, quello sì. Perché se le oleaginose sono comunque a rischio muffe, a rischio patossine, quindi bene, siamo di buona qualità. La muffa, il gusto mi sembra, sì, l'assaggio mi sembra normale. Finché il sapore è normale, e ovviamente se non ci sono muffe. Purtroppo se ci sono muffe, appunto, questa è una cosa che non va assolutamente evitata. Quindi nel momento in cui si dovesse formare della muffa, via. I grassi quando irrancidiscono cambiano sapore. In linea di massima comunque si conservano abbastanza, quindi ecco, non è così frequente doverle buttare, però consiglio di conservarle in frigo. Questo tra l'altro rallenta anche l'irrancidimento, scusate, dei grassi, quindi allunga la durata del prodotto. Anche se non è scritto esplicitamente sulle confezioni, si conservano anche fuori, però è una piccola sicurezza in più, e in più ne allunga la durata. E poi è meglio sempre mescolare prima di... cioè rimane... Teoricamente basta mescolare bene la prima volta.
volta. Prima di, se poi lo usiamo regolarmente, se quando andiamo col coltello andiamo un po' più a fondo, automaticamente li mescoliamo un po'. Perché di solito quando si comprano spesso si forma lo strato di olio in superficie, bisogna dare una mescolata un pochino energico, però poi se la mescolata è buona solitamente dura abbastanza lungo, ecco, poi pescandolo. Sì, volevo solo sapere se sempre riguardante le creme semioleaginosi, se una volta cotte, cioè mettendole appunto come dicevi, mantecando il risotto dentro una pasta o la verdura, perdono le proprietà nutritive o le mantengono? Io consigliavo di metterle a fine, non l'ho detto esplicitamente, quindi lo dico adesso, il mio consiglio era di metterle a fine cottura, quindi usarle un po' come a fine cottura, quando si spegne il fuoco. Esatto, aggiungere, mescolare, magari lasciare giusto che si amalgami bene un minuto, però usare la fine cottura, quindi non farle proprio cuocere. Le vitamine del gruppo B sono alcune, sono comunque termolabili, quindi in linea di massima, a questo vale un po' per tutto. Evitare cotture eccessive ha senso sempre, quindi tutto quello che non è necessario cuocere per motivi pragmatici, insomma, perché non serve, e può essere aggiunto a fine cottura, è meglio, soprattutto i grassi. Perché i grassi appunto rancidiscono molto facilmente per il calore, quindi tutto ciò che è grasso, se usato a crudo, questo è in linea di massima sempre, ma la regola generale è grasso a crudo e crudo. Adesso semplifico estremamente, però è una semplificazione facile da ricordare. Ok. Volevo dire ancora una cosa. Volevo tranquillizzare le mamme dei bambini malati, soprattutto c'è un pediatra in sala che mi può riprendere, però allora ovviamente la perdita di peso non è mai, se un bambino perde peso non va bene, la crescita può essere più o meno veloce, più o meno lenta, però perdere peso ovviamente sarebbe un segnale preoccupante, questo tutti i pediatri insomma che controllano il peso dei propri figli quando si va per i controlli regolari. In caso di malattia intendo non malattie gravi, ma patologie che sono abbastanza frequenti per i bambini scolarizzati, per esempio, quindi eventi gastrointestinali, per cui magari periodi in cui hanno dissenteria o vomitano e non mangiano per qualche giorno, invece può capitare che perdano anche apparentemente tanto peso nell'arco di pochi giorni, in buona parte sono liquidi di solito in questi casi. Questo ovviamente bisogna sempre rivolgersi al pediatra, lo diranno i pediatri meglio di me, i liquidi sono sempre da tenere sotto controllo, non ci deve essere mai disidratazione. Io però invece volevo tranquillizzare le mamme riguardo all'inappetenza, perché mi capita di incontrare molte mamme che si sforzano di far mangiare i bambini quando sono malati, perché non mangia da un giorno, da due giorni. E nel momento in cui se la sentono di mangiare, sì, ben venga ovviamente, ma quando si sta male, soprattutto per patologie di questo tipo, c'è nausea, non si riesce a mangiare, e in realtà non preoccupiamoci eccessivamente finché l'idratazione è controllata, sotto controllo medico ovviamente, non sto parlando di... ma non preoccupiamoci eccessivamente se non mangiano, perché l'inappetenza è assolutamente normale e di solito recuperano ampiamente, ritrovando due volte tanto l'appetito quando poi stanno bene. È un momento, sono situazioni in cui di solito per chi ce l'ha mi capita di consigliare estrattori o centrifugati, perché solitamente anche se non hanno fame, se riescono a bere, a mandare giù qualcosa, fa piacere la frutta fresca da bere, ed è comunque un modo per inserire vitamine che sono sempre utili anche nel periodo della malattia, per inserire un minimo di zuccheri e quindi anche evitare, o insomma si spera di evitare l'acetone, visto che poi i pediatri consigliano la Coca-Cola se viene l'acetone. E quindi nel piccolo della mia esperienza, delle persone che ho seguito, anche malattie abbastanza, insomma mi sono capitate malattie anche un pochino più lunghe, diciamo così, che hanno richiesto un periodo di semidigiuno abbastanza lungo, e nel piccolo della mia esperienza, integrando per esempio con estratti che hanno consentito appunto un apporto comunque di minimo di zuccheri, non ho mai avuto problemi di acetone. È una cosa che mi sento di consigliare, che le persone a cui ho consigliato quando è capitato hanno trovato utile, perché di solito anche se non c'è fame, essendo una cosa bevibile, viene apprezzata. Questo senza forzare ovviamente, se invece proprio non c'è fame. Però tanto bere devono bere. Quindi ho un'ultimissima cosa da dire, anche se sono in ritardo. Spaventa molti la socialità, quindi cosa fanno i bambini vegan quando vanno a scuola e vedono gli altri? Ora, se non avete domande, non detto, la cosa che volevo dire io è di aspettare a fasciarsi la testa.
Perché in realtà non è detto, tanti genitori vanno nel pallone prima ancora dell'introduzione, quindi iniziano a pensare, a andare nel panico, ma se poi, il mio consiglio è di provate, aspettate e vedete, perché non è detto, conosco veramente tanti bambini che non hanno fatto una piega, altri hanno voluto assaggiare, altri hanno voluto, però ci si può confrontare con i problemi quando vengono, prima è difficile, anche perché ogni bambino è diverso in questo. Quindi è veramente difficile dare delle linee guida univoche. Dal punto di vista della salute, quello che posso dirvi è che eventuali piccole, sporadiche eccezioni, come per esempio appunto la festa di compleanno, non compromettono lo stato di salute, non è quello che rischia di minare un lavoro precedente di anni, ecco, non ha senso andare nel panico per questo motivo, che non vuol dire poi lasciate andare ovunque, ognuno trova i propri limiti. Però non è che se poi è un compleanno per essere uguale agli amichetti bevono un bicchiere di Coca-Cola, poi lavorano tutti i giorni a casa. Anche perché banalmente se poi tornano a casa non c'è, i bambini sanno cosa c'è in casa e cosa non c'è in casa. Quindi il mio consiglio è siate d'esempio e guardate la vostra dispensa, perché se la dispensa non contiene alimenti dannosi, più o meno quello che c'è va bene. Adesso molto, personalmente. Ora io concludo.